Amici, siamo qui con Scilla. Cariddi l'hai lasciata a casa, bruttissima. Guarda, qualcuno è morto per molto meno. Se sono ancora vivo, dovete ringraziare una santa mano dall'alto. Allora, da dove arrivi, Scilla? Io da Torino, ma sono qui, sono qua, sono un po' dappertutto. Cittadina del mondo. Cittadina del mondo. Cosa ci fai ascoltare in questa bella manifestazione qui in onore di Demetrio? Beh, un po' di tutto. Alla fine questa è la 16ª edizione. E in realtà io sono nuova della rassegna, quest'anno a causa di tagli molto profondi alla cultura che tutti conosciamo benissimo, questa rassegna è stata quest'anno auto-organizzata, autofinanziata, auto-qualsiasi cosa. Autoprodotta. Autoprodotta, qualsiasi cosa che cominci con auto, non automobile. Brava! Non automobile. Però ecco, questo è lo spirito. Nonostante tutto, nonostante queste difficoltà, ci piace comunque, non dico prenderla alla leggera, ma comunque con un certo spirito di libertà, di rivoluzione, se vogliamo, e insomma, senza prendere troppo sul serio questa crisi che spesso abbatte il modo di essere di tutti. Certo, andare avanti. Andare avanti comunque. Certo. Scilla Prog, perché? Ma Scilla Prog è un nome nato un po' per caso, perché il mio vero cognome è di Innocenzio, solo che in molti lo sbagliano. Ma va! A dirlo. E dato che sono sempre impegnata con la musica e col prog, ma non solo, dato che prog vuol dire progressive, quindi una persona che comunque si impegna in diverse cose, si porta avanti, vede il futuro in un certo modo, modo anche sperimentale, allora ho deciso di mettermi questo cognome d'arte, no? Tutti hanno il nome d'arte, io ho il cognome. Ho il cognome d'arte. E niente, anche è molto più semplice di Innocenzio. Direi di sì, anche più corto. Anche più corto, quindi insomma ce lo si può ricordare anche se si è stranieri, certo. Diciamo. Bene, direi di ascoltare qualcosa di Scilla. A tra poco. Thank you.